Prima di tutto mi preme molto ringraziare il Presidente della Commissione europea, Barroso, e la Commissaria Cecilia Malmström per essere qui con noi oggi, per aver accettato immediatamente l'invito che il Governo italiano ha loro rivolto di venire a rendersi conto in prima persona del dramma che si è vissuto in questo periodo, del dramma che si sta vivendo e della situazione drammatica di Lampedusa. Abbiamo avuto il tempo ovviamente di incontrare, di ascoltare, il tempo di vedere. Questa mattina abbiamo deciso anche questa mattina stessa di fare una visita ancorché rapida al centro. L'abbiamo deciso questa mattina stessa perché abbiamo ritenuto impossibile venire a Lampedusa senza andare al centro. Abbiamo incontrato le istituzioni locali, abbiamo discusso insieme al sindaco, al presidente della regione, ai rappresentanti delle altre istituzioni, abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni che stanno operando con tanto sforzo e con tanto impegno, abbiamo parlato e ascoltato con i migranti, sia quelli che hanno vissuto il dramma di quella notte, sia gli altri che sono qui, gli altri degli 830 che sono qui oggi a Lampedusa. È stata quindi una visita che ha rappresentato un complesso di messaggi che abbiamo ascoltato e un complesso quindi di sollecitazioni che ci fanno sì che noi oggi, i rappresentanti del governo italiano e i rappresentanti della Commissione europea, siamo in grado di tornare nei nostri rispettivi compiti istituzionali, essendo in grado di operare sapendo quali sono oggi le necessità e le priorità assolute. In concreto, quindi, per quanto riguarda il governo italiano, noi abbiamo sicuramente qui svolto oggi un compito che già era stato svolto dal vicepresidente Alfano, dai rappresentanti del Parlamento, la presidente Boldrini l'altro giorno, che è stato e ha fatto parte della decisione di fare giorno di lutto nazionale venerdì scorso, il giorno tra l'altro di San Francesco, quindi del patrono d'Italia, un giorno molto particolare per il nostro paese, il lutto nazionale, la presenza qui, la decisione che posso qui annunciare che sarà funerale di Stato, quello che riguarda le vittime di quello che è avvenuto, sono tutte scelte e decisioni che stanno in una logica di compartecipazione a una sofferenza drammatica, una tragedia immane che non, in queste dimensioni non è mai accaduta nel Mediterraneo. E questo e le parole che abbiamo detto a tutti coloro che abbiamo incontrato in questi giorni sono anche le parole di scuse per le inadempienze del nostro paese rispetto a tragedia come questa e alle tragedie che complessivamente queste vicende comportano e hanno comportato. Concretamente l'Italia può fare e farà. Innanzitutto per quanto riguarda Lampedusa, abbiamo individuato insieme al sindaco Nicolino e al presidente Crocetta un percorso perché già nella legge di stabilità prossima, che verrà approvata entro dicembre, come sapete, vi sia una indicazione di alcuni primi interventi che hanno a che vedere con l'isola, con Lampedusa, con le necessità dell'isola. Ne parleremo concretamente a Roma nei prossimi giorni quando entrambi verranno a incontrarmi con le carte concrete. In secondo luogo, l'Italia ha intenzione di fare del problema un problema centrale nell'agenda nazionale ed europea dei prossimi anni. L'Italia presiderà l'Unione Europea nel secondo semestre dell'anno prossimo.
abbiamo deciso, e il commissario, il presidente Barroso e la commissario Malmström hanno concordato con noi, di creare da subito un lavoro congiunto Commissione europea, governo italiano che presiderà il secondo semestre dell'anno prossimo. E io avevo già prima di questa tragedia, ero stato ad Atene, avevo già preso contatti col governo greco che presiderà il semestre, il primo semestre di presidenza dell'anno prossimo, per fare del 2014 l'anno in cui il grande tema di cui purtroppo qui abbiamo vissuto e stiamo vivendo la drammaticità sia centrale nelle scelte dell'Europa e nelle conseguenze poi concrete che hanno a che vedere con le decisioni europee. Abbiamo anche chiesto, e abbiamo l'appoggio del Presidente Barroso, ne parlerò col Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy a seguito di questa visita, che il prossimo Consiglio europeo, che si svolgerà il 24 e 25 di ottobre, discuta urgentemente di questo tema che non era all'ordine del giorno e sono convinto che sia assolutamente necessario che lo sia, quindi 24 e 25 di ottobre. È importante, ieri il Consiglio GAI che si è svolto a Lussemburgo, Italia rappresentata dal Ministro degli Interni Alfano, la Commissione europea dal Commissario Malmström, ha già assunto alcuni orientamenti che modificano l'orientamento di fondo dell'Unione europea attorno a questa vicenda. Insomma, per dirla in due parole, noi faremo di tutto perché svolti l'attenzione del complesso degli Stati europei attorno a questi temi. Sappiamo quanto la Commissione è coinvolta, sappiamo che la Commissione, se gli Stati europei tutti non capiscono il dramma di questa priorità, la Commissione rischia di avere le mani legate. E quindi sono contento della loro presenza qui, proprio perché la loro presenza qui insieme alla nostra è un modo per dire a tutti gli Stati europei: questo è un dramma europeo, l'Italia fa la sua parte e farà tutta la sua parte, ma è un dramma europeo che l'Europa deve assumersi come tale. Per quanto riguarda l'Italia, e termino e do subito la parola al Presidente Barroso, noi abbiamo da subito da mettere in campo una serie di importanti iniziative. La prima di queste sarà assunta oggi pomeriggio stesso. Il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio si riunisce e faremo un intervento importante sul tema dei rifugiati. In particolare, la cosa che posso da qui preannunciare, dentro ci sarà un intervento con un'importante allocazione di risorse sul tema dei minori. Riteniamo che il tema dei minori l'abbiamo toccato con mano anche nell'incontro che abbiamo avuto qui oggi. I 39 su 41 minori che sono presenti nel campo qui, nel centro, con la difficoltà drammatica che abbiamo toccato con mano, difficoltà che porterà poi anche, come giustamente il sindaco ha più volte ricordato in questi giorni e anche nella nostra visita, a mettere mano alla sistemazione di quel centro, che è un centro che non può continuare così. Allo stesso modo abbiamo intenzione di continuare su alcune importanti provvedimenti che devono essere, saranno presi per garantire un'integrazione più civile e un'integrazione che consenta, soprattutto sul tema del diritto di asilo, avere maggiori certezze. Lo dico perché attorno a queste tragedie è bene che anche la nostra pubblica opinione sappia il grande cambiamento che in questi anni è avvenuto. Oggi sono stati che sono crollati nel mondo arabo, nel Nord Africa, che sono alla base di un esodo che non è più l'esodo al quale siamo stati abituati negli anni 90, legato esclusivamente alle ragioni economiche. Oggi c'è un tema che ha a che fare con i diritti umani, in particolare con il tema dell'asilo e il tema quindi della necessità di far sì che attorno a tutti questi temi ci sia da parte delle istituzioni nazionali ed europee una risposta che sia all'altezza di questa nuova sfida. Questo è il senso degli impegni che ci prendiamo, dell'impegno, ho citato alcune cose, mi fermo qui perché, ripeto, il senso di questa visita, il senso di questo, degli incontri che abbiamo fatto, della visita, ripeto, ancorché rapida al centro, ma che abbiamo voluto fare stamattina,
cambiando il programma, perché abbiamo ritenuto giusto dover accogliere l'invito che il sindaco ci ha fatto di fare uno strappo al programma e di andare fisicamente al centro. Oggi completiamo tutto questo e ripartiamo, il commissario Malmström per Strasburgo, il presidente Barroso per Bruxelles, noi per Roma, sapendo che già oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri è convocato oggi pomeriggio, e quindi dovremo andare subito a mettere in pratica, per quanto ci riguarda, le prime misure che ho annunciato prima. Aspetto il sindaco e il presidente della regione a Roma per mettere a punto le misure da inserire in Parlamento in legge di stabilità per quanto riguarda Lampedusa, e la nostra battaglia in Europa insieme alla Commissione europea per far cambiare e svoltare l'attenzione europea concretamente su questo grande tema che è un tema europeo, globale, forse il più importante oggi di tutti. Il 2014 sarà in questo senso un anno determinante di svolta, c'è tutto il nostro impegno, perché credo che questa sia oggi il dovere di un governo come il governo italiano e il dovere dell'intera Unione Europea. Mi fermo qui, do la parola a José Manuel.